Hai trovato la casa che cerchi, sei pronto per andare dal notaio, telefoni per fissare un appuntamento e ti chiedono preliminare o stipula diretta? Conosci la differenza tra preliminare e stipula diretta? Quando è meglio utilizzare un caso e quando è meglio l'altro? I vantaggi e gli svantaggi? Il preliminare di compravendita è un contratto nel quale le persone si obbligano giuridicamente a vendere e ad acquistare la casa. In pratica, è un impegno vincolante registrato all'Agenzia delle Entrate ed eventualmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, dove le parti mettono per iscritto gli accordi presi. Solitamente, alla firma del preliminare, chi compra versa a chi vende una caparra. Invece, la stipula è quel contratto dove il venditore trasferisce la proprietà della casa all'acquirente e si obbligano il venditore a consegnarla e l'acquirente a pagarne il prezzo. In parole semplici, nel momento in cui si firma l'atto di compravendita dal notaio, si diventa proprietario della casa, si sa del prezzo al venditore e il notaio si impegna a trascrivere l'atto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Preliminare e stipula non sono da confondere con la proposta d'acquisto immobiliare. Sono sicuro che queste informazioni ti saranno molto utili nella tua prossima visita in un'agenzia immobiliare. Ci vediamo nel prossimo video!